Sì, ammetto che non deve essere bello guardarmi in questo stato. Ciao a tutti ragazzuoli, io sono Fancy. Sono bello così, eh. Effettivamente, potevo scegliere degli indumenti più azzeccati, però, essendo che questo grembiule mi è stato regalato da Cracco, Fa cagare. visto che ha visto, ha guardato i miei video, ha capito le mie capacità culinarie, È immangiabile. che ricorda più come cucino, effettivamente. Oggi, ragazzi, come potete notare, siamo tornati in cucina con Fancy. Oggi ho un qualcosa di... Di cosa sto parlando? Esatto, il crispy... Mi aiuti, è difficilissimo da dire. Il crispy McBacon del McDonald's. Era una cagata. Andiamo a parlare dei prodotti che ci serviranno per creare questa prelibatezza che sto per rovinare definitivamente. Per prima cosa però bisognerà creare la loro salsa che renderà il panino ancora più buono. Avremo bisogno di maionese, senape, c'ho la memoria di un bruco, concentrato di pomodoro, aglio granulare, come si dice? Aglio in polvere, paprika dolce e aceto. In teoria così la salsa dovrebbe venire perfetta. Dovrebbe. Avete capito bene. Ora facciamo la salsa. Se voleste replicare la ricetta, mi raccomando, taggatemi anche su Instagram, così vediamo se ho fatto danni pure a casa vostra. Molto probabile. Avrò bisogno anche di una ciotola rosa. Se no, ragazzi, lo sapete, non viene niente. Fidatevi di me. Mettiamo un pochino di maionese. Ma giusto un po', eh. Voilà. Madonna, il colore non è dei migliori, eh. Sembra pus. No, sa di diarrea. Di questa ne metto poco, raga, perché vi giuro fa veramente cacare. Un pelo. Anche il colore, ma Dio santo. Una diarreata dopo aver mangiato un sacco di Nutella. Ora bisognerà aggiungere concentrato di pomodoro. Ma è tutto da aprire, pazzesco. Metto. Non tanto. Così basta. Qua mi sa proprio di diarreata con anche quello spruzzo di sangue quando hai le emorroidi. Madonna che schifo. Cioè, sto facendo un video in cucina, ma sono terribile. Denunciatemi, avete ragione. A questo punto aggiungiamo un po' di paprika dolce che voglio dire è dolce, quindi. Ma che cavolo me ne frega? Così. Al momento abbiamo questa roba che continua a non essere invitante. E infine aggiungiamo un po' di aglio granulare. Ma che movimento! Madonna, mi sento quello là che fa. Uguale. Ok. Ah, l'aceto, porca vacca. Se in questo momento annusi i piedi di un barbone uguale. Sì, ho delle ciabatte incredibili. Mettiamone un po'. Basta. Giù. Finora è andato tutto alla perfezione. Ragazzi, solo per questo un grandissimo like, ma soprattutto un grande like per questo che ho in testa, che sicuramente starete pensando sia un cappello, ma in realtà è una maglia. Con questo movimento. Madonna, che schifo. Ma come può venire buona? Io non capisco. Un professionista. Cioè, McDonald's. Basta chiedere. Vi faccio il mio panino. Il panino Fancy. Ma cagare. Fidatevi, non lo venderete mai. Ma sai che. L'odore non è niente male. Non vomitare, però. Fai finta che sia buono. Ti ho detto, fai finta che sia buono, non fare le smorfie. Ma com'è possibile? È buonissima! Boh, raga, dai. La salsa è stata fatta, ragazzi. Miracolosamente è venuta fuori pazzesca. A questo punto, ragazzi, non ci resta che andare intanto a scaldare la padella. Andare a fare gli hamburger che ho preparato prima di registrare. Allora, sono due. Perché ne serviranno due. Il colore fa veramente cagare. L'odore fa anche veramente cagare. La salsa è buona. Però se la carne è marcia potrebbe essere un problema. Voilà! Le fiamme dell'inferno. Qui ci sono dei broccoli. Questo. Cavolo c'entrava. Mentre che scalda, vado a tagliare il pane. Questo è proprio classico degli hamburger, che è perfetto. Pane e coltellaccio. Perfetto, da film. Fai vedere come si taglia il pane. Ah. Fai una ripresa incredibile. Voilà. Ragazzi, pazzesco. Lo poso che fa un po' paura. Andiamo a prendere
L'hamburger? Madonna, oggi ragazzi, pazzesco, dai. Ma neanche veramente nelle cucine di Bastianici. È come un film di orrore. Mettiamolo. Madonna, ragazzi. No, ma ha un colore veramente di morte. Voilà. Avete mai visto qualcosa fatto meglio? Io penso proprio di no. Chef Fancy, sbagliato, scusate. Ora tocca al bacon, ragazzi. Tra l'altro non stiamo più facendo le riprese delle cose qua. Ma che ce ne frega tanto. Cioè, è solo grasso, Cioè, solo questo, il resto è grasso. Ma com'è possibile? Porca puttana. È andata, sei incollato. Proprio unto e bisunto, eh. Ma sopra così. Dai, va bene. Ho fatto una faccina felice. Ora vado intanto a girare gli hamburger perché sennò diventano uno schifo. Madonna, raga, al primo colpo. Tocca al cheddar. Giallo proprio. Tutti i colori sgargianti. Grazie mille. È un po'... va bene. Ci sta. Aia, vaffan... Ha schizzato tutto. No, mi sto ammazzando, ti prego. Aiutami. Capuzzo, sono riuscito a sistemare il tutto. Per fortuna, meno male che ho delle competenze in cucina. Ma schizza! Ma è normale sta situazione. Arrivati a questo punto, prendiamo la fetta di cheddar. Preciso proprio. Neanche con un righello avrei fatto meglio. Voilà! È pazzesco, ragazzi. Sono riuscito a fare un qualcosa di unico e irripetibile. C'è la nebbia qua, manco a Milano. Adesso aspettiamo un attimino che il cheddar si liquefi, si sciolga. Mettiamo tutto sul tavolo e poi andiamo a scaldare anche le fettine di pane. Così prendono tutto il grasso che c'è sulla padella. Perché, cioè, giusto, con la roba di broccoli. È pazzesco. Prende quel tocco di sano. Questa è la mia vita. Io non mi assumo la responsabilità, ha messo lei il coperchio di broccolo. Voilà! Ok, stiamo calmi. No, vabbè, ragazzi. È incredibile quello che sto facendo. Voilà! Oh, vabbè! Il pasto dei campioni! Lasciamo riposare. Mettiamo pane e pane. Voilà! Bravo me. Ma si vede ancora? Ma ci sono nella ripresa? Perché vedo un po' di nebbia. Sono sparito. No. No? Solo il dente. Va bene. Ok. Ok. Sei ustionato tantissimo. Cosa succede? Cosa c'è attaccato? No, è a posto, dai. No, la padella. È un po' di bruciato. Come che sia. Ora, ragazzi, non resta che fare il panino vero e proprio. Sto video è pazzesco. Se non lasciate la... Cioè, oggi, ho fatto delle cose incredibili. Salsa. Quella che abbiamo preparato... Prima, ragazzi, fidatevi, è buonissima. Magari voi potreste farne un po' di più. Io pensavo venisse fuori una schifezza, quindi ho evitato di farne troppa. Ok, ora, hamburgerazzo. Lo schiaffiamo sopra, ma è per... No, ragazzi, giuro, una cosa del genere non mi verrà mai più. È perfetto, pure la grandezza. Bacon. Così dritto. Sto capisco. Usiamo anche le mani. Ma che ce frega, tanto non le lavo solo da 2 settimane. E infine... No, secondo me è spettacolare. Ditemi quello che volete, ma porca vacca, è identico a quello del Mac. Però... Ah... Roviniamo la mia creazione infallibile. Ora mi serve soltanto assaggiare, ragazzi. Spero solo che la carne non sia andata male perché rovinerebbe tutto. Ora vado ad assaggiare. Ragazzi, siamo all'assaggio. Sono partite le campane. Ok, forse è un segno che dovrei evitare. Ragazzi, fidatevi di me, è venuto fuori una meraviglia. Sì, però il pane non era giusto. Andiamolo ad aprire come fanno i professionisti. No, vabbè. Ma che cosa vi ho creato? Mi raccomando, date un like perché è bellissimo. Poi, se doveste provare a farlo a casa... Mandatelo a voi stessi. Mandatemi anche i vostri risultati, che così li guardo. Alla vostra, raga. È buono. Ma non è uguale, più o meno.
Ha un buon gusto, però ti devi prendere a pugni perché te lo soffochi. È buonissimo, raga. C'è qualcosa che non va, però. È un po' secco. È buono, eh? Ha provato. Ma ragazzi, fatemi sapere intanto cosa ne pensate. Io continuo, perché... Che perde pezzi. Fatemi sapere la vostra. Io, in teoria, ero a dieta oggi. Ragazzi! Vi dico, secondo me, 8 su 10. 7 e mezzo, dai. Per rimanere umili. Fatemi sapere la vostra, ma come sempre, prima di concludere... Andiamo a salutare. No, ora vado io. Cioè, una volta che devi dire... Pazzesco. Sarkos Z, Angelo Porto, Giulia Dana, Melissa Fioravanti. Ciao, ragazzi! E vincitore di oggi... Fa schifo che opera magica, pieni di pezzi, di bacon. Zarkos Z, grandissimo! E raga, mi raccomando, se volete essere salutati, vi basterà scrivere un commento divertente sotto a questo video. E inoltre vi ricordo che in descrizione troverete tutti... Perché mi muovo? I link ai miei social. Instagram, Facebook e quindi si va. Seguitemi su Instagram, lasciate un bel mi piace alla pagina di Facebook. Iscrivetevi al canale per supportarmi. E ragazzi, vi do l'appuntamento ad un prossimo episodio. Ringrazio anche il Procione che ha fatto delle riprese sicuramente magnifiche. È giusto. Ciao, ragazzi!